Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio molto interessante appena pubblicato da Franco Angeli Editore, dal titolo Le spire delle vipere, le aderenze viscontee fra 3 e 400. Già ho sbagliato il titolo perché è La spira della vipera. Le aderenze viscontee fra 3 e 400 di Francesco Bozzi, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, e al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per sentire cosa ci racconta di queste spire viscontee. Prego, professore, a lei. Grazie, ringrazio moltissimo il dottor Cari per l'invito, gli organizzatori di questa bella iniziativa. E, ecco, ci sono tante cose da dire, cercherò di andare un po' in ordine, insomma, per presentare questo libro. La prima parte del libro, ma del titolo, magari la vediamo dopo. Partirei dalla seconda parte, no? Che magari non è chiarissimo, o insomma, può essere anche un po' scuro cosa sia un'aderenza nel senso storico, nel senso politico del termine. La prendo un po' alla larga per inquadrarlo, insomma, per inquadrare il tema in tutta la sua complessità. Quando noi pensiamo al Medioevo, di solito, e pensiamo ai legami tra le persone, no? Ai rapporti tra le persone, e li pensiamo, insomma, nell'idea di Medioevo, più che nel Medioevo in sé, no? Per evocare una formula piuttosto fortunata. Di solito pensiamo al legame feudale, al legame vassallatico, no? Forse ancora un po' vittime di quella struttura piramidale che è stato dimostrato che, insomma, così non funzionava. Però, come dire, il panorama ci appare abbastanza omogeneo, no? Legame feudale, legame vassallatico e via dicendo. In realtà non era così. I rapporti tra le persone erano coordinati da un numero di legami molto differenti, molto articolati, che potevano essere più o meno strutturati, avere alle spalle pratiche più o meno formali, più o meno informali e così via. E questo quindi è un primo punto, la varietà dei rapporti tra le persone. Dall'altra c'è un'altra questione, cioè gli assetti, chiamiamoli così, territoriali, che vanno a svilupparsi verso la fine del Medioevo e poi via nel Rinascimento. Noi siamo abituati se guardiamo una mappa politica di qualunque territorio, a vedere delle campiture più di colore piuttosto omogenee, no? Sappiamo che abbiamo dei confini che sono quelli, sappiamo che dentro un territorio viene esercitato un certo tipo di potere da parte di un certo stato ben definito e soprattutto omogeneo al suo interno. Ecco, nel Medioevo, di nuovo, tra Basso Medioevo e Rinascimento, non era così. Se noi guardassimo una mappa storica fatta in maniera precisa, piuttosto puntuale, vedremmo che all'interno di ogni stato, in particolare in Italia, nella penisola italiana, si trovano tutta una serie di formazioni di corpi, più o meno intermedi, di varie dimensioni, dotati di varie autonomie, ambizioni proprie, e via dicendo, no? Solitamente appunto le signorie oppure apparati di altra forma. È incrociando quindi queste due questioni, l'aspetto personale del legame, l'aspetto territoriale di questi stati che si stanno ancora costruendo. In questo periodo siamo ancora molto lontani da avere gli stati, no, come li intendiamo noi, ben definiti geograficamente, profilati, e non sono neanche parabole univoche, perché tra 3 e 400 ci sono tentativi, di costruzione di stati che poi non vanno a buon fine, così come ce ne sono altri che presentano un andamento molto oscillante. Il Ducato Visconteo, che poi diventa Ducato Sforzesco, può essere un esempio in questo senso. Ecco, incrociando questi due aspetti, personale e territoriale, che salta fuori il legame di aderenza, no? Uno di questi tanti legami e di vincoli tra le persone, le istituzioni, potremmo anche dire, che insomma, stanno ancora venendo studiati. Con questo termine, quindi con legame di aderenza, trattato di aderenza, oppure si possono usare anche i loro sinonimi, accomandigia, raccomandazione, e così via, solo faccio qualche esempio. Si intende un tipo di legame politico che di per sé ha un taglio, come dire, schiettamente militare, nel senso che viene stretto, stipulato tra due realtà di differente formato, di differente potere, solitamente come è stata definita una potenza grossa, quindi il Principato Visconteo, il Ducato Sabaudo, gli Stati Estensi, la Repubblica di Venezia, qua di Firenze, i domini della Chiesa e così via, e realtà minori, tendenzialmente appunto quelle numerosissime signorie locali che punteggiavano il panorama italiano.
Ogni trattato prevedeva obblighi e oneri differenti. La potenza grossa riceveva sostegno militare, quindi solitamente l'invio di truppe, e logistico, l'accomandato, il raccomandato metteva a disposizione i castelli, garantiva il transito, forniva alloggio, vitto alle truppe del principalis, come viene chiamato in questi trattati. D'altra parte, l'aderente, l'aderens, si trovava posto sotto la protezione della potenza grossa e soprattutto riceveva tutta una serie di garanzie davanti alle sue legittimazioni, magari rivendicazioni che ancora dovevano essere soddisfatte, poter controllare un certo castello, esercitare la giurisdizione, i diritti di giurisdizione su un certo bene e così via. Soprattutto, quindi, oltre che, come dire, offrire una sponda molto utile, no? Nei disegni, nei progetti di aumenti, come dire, di costruzione di un certo tipo di potere da parte dei signori locali, il trattato di aderenza inseriva questi ultimi anche nei più ampi concerti diplomatici. Quindi veniva combattuta una guerra tra potenze differenti, a un certo punto auspicabilmente si arrivava a concludere un trattato di pace. Beh, solitamente, soprattutto a partire dalla metà del 300 in avanti, dentro questi trattati di pace vengono inseriti gli elenchi degli aderenti. Quindi il signore di Milano, poi dalla fine del 300, il duca di Milano nomina i suoi aderenti, lo stesso farà il marchese d'Este, lo stesso faranno gli oratori veneziani e così via. Questo perché in questa maniera si cercava di definire o in quantomeno sbozzare le rispettive sfere di influenza. Ovviamente i trattati di pace, soprattutto in questo periodo, fra la fine del 300 e l'inizio del 400, avevano durata molto breve. E complice l'elevata flessibilità del legame, capitava spesso che una potenza poi transitasse da un potere all'altro, che un signore cercasse poi un altro protettore nel momento in cui il primo magari non riusciva più a dare tutte le garanzie, no? Che invece pareva potesse dare in un primo momento. E questo è l'altro elemento veramente importante di questo tipo di trattati, cioè tendenzialmente ogni trattato è differente l'uno dall'altro. Possiamo avere trattati molto semplici con pochissime clausole o trattati complicatissimi con decine, dozzine di clausole, proprio perché magari dall'altra parte c'era un signore locale molto potente e quindi riusciva a ritagliarsi ampi margini di autonomia e numerosissime concessioni da parte del signore, magari a danno di altri parenti che si erano alleati con altri poteri. Quindi questo per dire subito cosa sono questi trattati di aderenza che insomma un po' oscuri. Perché la prima parte del titolo? Perché le spire della vipera? Perché i Visconti, che sono stati assunti come caso, in quella che è stata la mia ricerca di dottorato, che poi è diventato questo saggio, sono un buon caso di studio, un ottimo caso di studio per la frequenza a cui fanno ricorso a questo legame. Noi abbiamo le primissime aderenze viscontee alla metà del 300, abbiamo le ultime aderenze viscontee quando muore l'ultimo duca Milano, Filippo Maria Visconti, al 1447, anzi addirittura abbiamo un elenco di aderenze post mortem del principe, probabilmente, come dire, stilato dalla cancelleria Sforzesca, no, di Francesco Sforza, che probabilmente già stava cominciando, oppure dalle istituzioni della Repubblica Ambrosiana, insomma, sono questi due candidati, quindi quell'apparato che si forma non appena muore l'ultimo duca Visconti senza eredi. Ma appunto in questo arco cronologico di circa 100 anni, insomma, 1351-1447, gli esempi di aderenze viscontee sono numerosissimi e sono numerosissimi le aderenze stipulate all'interno dello Stato e le aderenze stipulate al di fuori del Principato, in aree, come dire, sono ancora sfumate o addirittura all'interno dei confini di altre potenze. Milano va in guerra contro Firenze? Allora, se il principe riesce, stipulerà aderenze coi vari signori appenninici per aumentare la pressione sulla Repubblica dall'interno dei confini repubblicani per guadagnarsi basi di appoggio per le sue truppe, e così via. Il principe mette le mani su una nuova fetta di territorio, allora cercherà, come capita nel Reggiano negli anni 70 del 300, come capita nell'Astigiano in un secondo momento, allora magari cercherà con questi trattati di condurre non tanto operazioni militari, non tanto di usarle come arma, ecco, proiettata verso gli avversari, quanto piuttosto di usarle come addentellato, come elemento in più per condurre i processi di costruzione statale, quindi di spessimento della tenuta di un dato territorio, di meglio incollare, no, coordinare,
è un'istituzione, è un, come dire, un'espressione un po' superata, ma teniamola buona, le istituzioni centrali del dominio, no, quei vari corpuscoli periferici. E l'immagine delle spire della vipera deriva dunque da qui, no? Dalle circonvolute spire della vipera viscontea, perché i movimenti sono un po' questi, sia all'interno dello Stato per cercare di rassodare la tenuta di un territorio, oppure di rafforzare i legami tra le persone, tra il principe e il signore, o tra il principe e un'intera famiglia, o un intero lignaggio signorile. E al di fuori dello Stato invece vede intendere in maniera molto più aggressiva per cercare di soffocare gli avversari, con ovviamente risultati più o meno vincenti a seconda del momento, a seconda delle personalità che stipulano l'aderenza. Dicevo prima che appunto vengono presi circa 100 anni nel libro. In 100 anni l'aderenza compie una parabola interessantissima, e questo è come dire, un altro elemento che rende interessante uno studio di questo tipo, perché risponde in particolare in una realtà come quella viscontea, che era una realtà a trazione, potremmo dire, monocratica, no? Principesca, non era una repubblica, e quindi l'aderenza viene stipulata direttamente tra i signori e il principe, caricandosi, no, dell'aspetto personale del legame. Quando muore il principe viene ratificata, perché viene creata, tra molte virgolette, una nuova aderenza tra il suo successore e i signori raccomandati. Ecco, proprio per tutti questi motivi, studiare l'aderenza viscontea permette di osservare una gamma molto ampia di soluzioni. Gli inizi trecenteschi sono ancora molto sfumati, non si è ancora inquadrato, in generale la storiografia non ha ancora inquadrato del tutto da dove arrivi questo legame. I giuristi trecenteschi lo dicono abbastanza chiaramente: nihil in comune habet feudo cum aderenza, non ha niente in comune il feudo con l'aderenza. Proprio per distinguere i due aspetti, con l'aderenza l'aderente è messo semplicemente sotto la protezione del principale, col feudo invece è messo sub giurisdizione, cioè dipende direttamente. Ecco, se quindi si sa magari da dove non arriva l'aderenza, si fa ancora fatica a capire da dove arriva. E quindi noi ci troviamo davanti a uno strumento quando in effetti inizia a muoversi, non riusciamo a vedere la costruzione del macchinario. Noi vediamo il momento in cui questo macchinario è già in moto e i suoi movimenti cominciano ad emergere i primi risultati. In particolare, il testo prende le mosse da, in generale la ricerca, da due documenti, uno noto e uno invece inedito che ho trovato nell'archivio di Stato di Mantova. Il documento noto è l'articolatissimo contenuto, tenore della pace di Sarzana del 1353, che è questo trattato di pace stipulato tra l'allora signore di Milano, l'arcivescovo Giovanni Visconti, e Firenze, Perugia, tutta una serie di comuni toscani e umbri contro cui era appunto in guerra Milano. Una guerra scoppiata un paio di anni prima per il possesso di Bologna. L'altro documento, e in questo trattato abbiamo un lunghissimo elenco di aderenti, in particolare Viscontei, perché Giovanni Visconti, o in generale Visconti, erano riusciti a costruire sugli Appennini una rete densissima di raccomandati, in particolare andando a legarsi con tutte quelle famiglie Appennini, Cubertini, Guidi Baldini e via dicendo, che non avevano avuto rapporti particolarmente pacifici con Firenze nei decenni precedenti, e che infatti poi Firenze farà in modo di assorbire pezzo pezzo nella crescente Repubblica, nella Repubblica in costruzione. Quindi questa è un po' la prima testimonianza, la pace di Sarzana del 1353. L'altro documento è questo breve elenco degli aderenti dell'arcivescovo e dei suoi tre nipoti, stilato nel 1351, quindi probabilmente proprio agli inizi di questa guerra. E il confronto fra i due elenchi è molto interessante, perché l'elenco del 1351 è molto breve, riguarda personalità che nel 1353 non compaiono, probabilmente perché appunto, essendo cambiate in 2 anni molto le carte in tavola, molte erano cambiate, no, le reti di alleanze. Tutto il discorso che ho fatto prima della personalità del legame non era peregrino. Quando muore, poco dopo la stipula di questo trattato, l'arcivescovo, questa rete appenninica si dissipa. Noi abbiamo poi gli elenchi o i trattati di aderenza stipulati dai suoi successori, quindi suoi nipoti Bernabò e Galeazzo II. Ecco, ma vediamo che loro si interessano ad aree completamente differenti, tra l'altro aree che rispecchiano la divisione del dominio visconteo. Quando intorno alla metà degli anni 50 muore l'arcivescovo Giovanni Visconti, il dominio viene spartito
tra i suoi tre nipoti, poi nel giro di poco rimangono in due, appunto Bernabò e Galeazzo II. Bernabò tiene la parte orientale e meridionale del dominio, Galeazzo II invece la parte occidentale, no? Gli spazi proiettati verso il Piemonte. E le reti di aderenza dei due rispondono moltissimo a queste esigenze di carattere, come dire, di proiezione geografica. Bernabò stipula le sue aderenze principalmente nel Reggiano, negli spazi emiliani, in particolare dopo il 1371, nel momento in cui ottiene Reggio Emilia. E in particolare, in un secondo momento, anche qualche esperimento in Veneto, no? Per le guerre contro i Della Scala. Il fratello, invece, Galeazzo II, no? Innerva gli aderenti di spazi piemontesi, in particolare l'Astigiano, ma non solo, proprio per una spinta differente. Si può anche notare qualche lieve differenza come dire, nella qualità impressa alle aderenze, un'alternativa al feudo. Per Bernabò una spinta parrebbe maggiormente militare, maggiormente declinata in senso militare, e un ragionamento un po' più strutturato e, come dire, un uso maggiormente capillare per quanto riguarda Galeazzo II, no? Che dalle testimonianze che abbiamo, quindi dall'immagine che ci viene restituita dalla documentazione, questa è sempre una cautela che è bene ricordare, vediamo che stipula molte più aderenze rispetto al fratello. Il grande twist, no, il turning point della gestione dell'aderenza si ha con Gian Galeazzo Visconti. Muore alla fine degli anni 70 il padre, Galeazzo II, la parte occidentale del dominio passa nelle sue mani. Nel 1385 elimina lo zio, no, con un golpe rapidissimo, riunisce nelle sue mani il dominio e Gian Galeazzo effettua veramente, come dire, preme potentemente sull'acceleratore dell'aderenza, ne stipula molte, ne stipula ovunque, le stipula anche al di là di quella barriera appenninica che si è un po' innalzata un trentennio prima, anzi un quarantennio prima, nel 1353, perché nel Trattato di Pace Firenze fa in modo di delimitare chiaramente le sfere di influenza. Con Gian Galeazzo tutto questo salta e in particolare dopo il 1395, quando insomma si ammanta della dignità ducale, aumenta ancora di più la sua forza attrattiva nei confronti di questi signori, non più solamente latamente lombardi, quindi del Piemonte orientale, dell'Emilia, ma riprendono i legami con i signori romagnoli, riprendono i legami con i signori appenninici, aumentano i legami verso est, in Veneto, in particolare dopo la presa di Verona e poi la breve esperienza su Padova. Ecco, quindi è forse veramente con Gian Galeazzo Visconti che abbiamo uno dei momenti di trionfo dell'aderenza viscontina, dove queste spire della vipera si fanno sentire veramente in maniera sensibile. Di nuovo, come dire, il piatto salta nel momento in cui il duca all'improvviso muore, è una questione molto nota, sono stati condotti molti studi, no? Lo Stato si sfascia dopo il 1402. Il potere passa nelle mani del primogenito Giovanni Maria Visconti, che si ritrova tirato per la camicia dai vari partiti di corte. La conseguenza sulle aderenze è molto significativa, perché il principe perde progressivamente attrattiva agli occhi dei vari signori locali, che preferiscono rivolgersi alle altre potenze, al duca di Savoia, agli Estensi, a Venezia e via dicendo. In particolare abbiamo addirittura una testimonianza che non è una testimonianza spuria, si ritrova nel formulario Visconti Sforzesco, di un'aderenza stipulata non tanto col principe verso la fine del primo decennio, intorno al 1410, ma direttamente con Faccino Cane, che è il condottiero, no, piuttosto famoso, che a un certo punto diventa governatore del ducato o di quello che resta del ducato di Milano e sostanzialmente è lui che si ritrova ammantato effettivamente della forza attrattiva. Di nuovo, sono tutti esperimenti molto interessanti, ma anche terribilmente convulsi, quelli che avvengono in questo periodo, e destinati di nuovo a una durata molto breve. Si fa molta fatica a seguire queste brevi parabole. Tanto che, appunto, quando poi di nuovo muore Facino Cane, a brevissima distanza viene assassinato il principe nel 1412, di nuovo, come dire, le carte in mano ai vari giocatori cambiano molto rapidamente. Il potere passa nelle mani del secondo genito, Filippo Maria Visconti, che compie
una complicatissima opera di ricostruzione dello Stato, li porta via sostanzialmente un decennio, si può dire conclusa nel 1422, e l'utilizzo dell'aderenza ritorna anche in quest'opera con le varie signorie astigiane, come Pelletta, per esempio, o i Falletti, stipula aderenze con quelle della Mirandola nelle campagne che conduce poi nelle parti orientali del dominio. Ed è forse nel lungo, infine possiamo dire, perché va dal 1412 al 1447, ducato di Filippo Maria Visconti, che troviamo il maggior numero di testimonianze per quanto riguarda l'aderenza viscontea, complice anche il panorama documentario che, insomma, a Milano, soprattutto per quanto riguarda la documentazione, ci sono lacune purtroppo molto importanti per il Trecento. Ecco, questo ha permesso di non solo tracciare, insomma, in maniera abbastanza dettagliata la parabola dell'aderenza con Filippo Maria Visconti, ma ha permesso anche di notare le differenti peculiarità. Ci sono case, ad esempio, di Castelli in Piemonte dove l'aderenza viene trasmessa chiaramente in linea ereditaria dentro una certa signoria. Muore l'aderente, passa all'erede e in effetti questi tengono fede all'impegno preso col principe, ratificando sostanzialmente l'aderenza già stipulata a nome del padre. Ci sono altri casi in cui invece l'aderenza appare fortemente legata al bene. Il castello viene venduto a un'altra famiglia, beh, allora questa nuova famiglia stipula l'aderenza col principe, quando invece in precedenza non c'erano mai stati particolari legami, perché probabilmente il principe ha tutto l'interesse a mantenere un certo tipo di controllo sul castello. E soprattutto Filippo Maria, come dire, oltre che per quindi cercare di tenere per quanto più possibile la tenuta statale, di rafforzare per quanto possibile la tenuta statale all'interno del dominio, Filippo Maria, come già suo padre, ma in segno uguale opposto, si trova a dover usare l'aderenza in guerra, non più però per stritolare, per accerchiare gli avversari, quanto piuttosto per difendere il dominio, perché con Filippo Maria, in particolare dagli anni 20, dopo un tentativo di pace all'inizio degli anni 20 del 400, tristemente fallimentare, si ritrova in guerra non solo contro i nemici di sempre, quindi i fiorentini e i loro alleati, ma anche contro Venezia, che dalla metà degli anni 20 entra in campo ed entra in campo con tutta la forza di cui dispone, mettendo fortemente a repentaglio il dominio visconteo. E quindi appunto l'aderenza diventa un modo per rispessire queste cortine difensive in territori altamente strategici come l'Lunigiana, che diventa quasi sede di un attrition war, no? Dei malaspina, dei vari esponenti di malaspina che passano da una parte e dall'altra a seconda di chi riesce a garantirgli, no, la promessa migliore o a sostenergli la rivendicazione più ambita, cercando di volta in volta nei crinali appenninici, cioè nei corsi dei fiumi come il Magra, la linea di confine che viene poi chiaramente disattesa nel giro di pochissimo tempo. Quando Filippo Maria muore nel 1447, di nuovo lo Stato, per quel poco che ne rimane, di nuovo va incontro a un fortissimo periodo di crisi, salta momentaneamente il Principato, nasce una Repubblica Ambrosiana, quindi questo tentativo di dominio largo, di idee di governo largo, anziché monocratico, dura sostanzialmente un paio d'anni. Nel 1350 arriva Francesco Sforza. Rispetto alla metà del 300, chiaramente il mondo è cambiato già un tot di volte. È interessante però parlare anche dello Sforza, perché è veramente un po' il punto di arrivo della parabola viscontea sotto tanti aspetti, tra cui quello dell'aderenza, perché questa qui è una questione che era già stata individuata. Peraltro, Francesco Sforza ha un forte bisogno di elementi legittimanti, perché certo si era legato alla Repubblica Ambrosiana, certo era sposato con la figlia del duca, però insomma, più ne riesce ad accumulare, meglio è, anche perché la legittimazione imperiale arriverà dopo un tot. Tra le varie armi, no, di cui si munisce Francesco Sforza per legittimare la sua nuova posizione, c'è anche la rete di aderenze Visconte, che il nuovo principe cerca di far sua per quanto possibile. Quindi, quando poi nel 1454 si arriva alla pace di Lodi, che è finalmente una pace che in qualche modo funziona, vediamo che in effetti i nomi che compaiono sono sempre gli stessi che già, insomma, troviamo negli elenchi, nei numerosi elenchi prodotti da Filippo Maria.
sotto un'ottica però completamente diversa. Sono finite le lancinanti guerre combattute in Lombardia, insomma, potremmo dire appunto tra questo triangolo Milano, Venezia, Firenze, non c'è più bisogno di spingere con la propria sfera di influenza, con la propria redazione contro quell'altrui. Erodere la sfera di influenza altrui non è più un'arma, ma è un rischio, arrivati a questo punto. Poi certo, guerre ne scoppieranno, scoppieranno guerre negli anni 60, scoppieranno guerre negli anni 70-80, di nuovo il panorama poi si troverà sconvolto dalla discesa dei francesi negli anni 90, però sono guerre differenti rispetto a quelle trecentesche. Le sfere di influenza si trovano quindi non più declinate in senso aggressivo nei confronti degli altri interlocutori, quanto piuttosto in senso conservativo. Se noi prendiamo gli elenchi prodotti dalle potenze a distanza grosso modo decennale, ecco, vediamo che insomma i nomi sono un po' sempre quelli, le oscillazioni, se ci sono, sono minime, sono magari dovute alla morte di un aderente, al passaggio di consegne, no, della signoria nelle mani del figlio o dei discendenti, ad esempio. Non ci sono stravolgimenti sensibili come quelli che, a cui potevamo assistere, per esempio, nel 300. Nel 300, mi viene in mente questa cosa che prima non ho detto, ci sono alcune oscillazioni lampanti. Quando Gian Galeazzo Visconti elimina lo zio, no? Lo porta nel carcere di Trezzo, dove poi muore probabilmente con la ciotola di fagioli, come ci ricorda Bernardino Corio. Tutte le aderenze stipulate da suo zio non riesce, per qualche anno non compaiono nei suoi elenchi. Il dubbio è legittimo, ma come mai non compaiono? Perché sta interagendo con i principati dell'Ovest, perché era in quel periodo, come dire, impegnato con i Sabaudi e con i Monferrini, o perché veramente non ne disponeva. Io credo che sia perché per qualche tempo, per qualche breve tempo, i canali di comunicazione con le varie signorie reggiane, che sono signorie molto potenti, Manfredi, Fogliano, i da Baiso, insomma, e via, i da Sesso e via discorrendo, ecco, per qualche tempo probabilmente dovevano essersi chiusi, proprio in virtù di questo canale personale. Quando poi, insomma, la posizione di Gian Galeazzo Visconti si dimostra in effetti incredibilmente stabile, no, allora anche tutti questi signori corrono a stipulare aderenze col principe. Però è impressionante, perché a distanza di pochi anni abbiamo accostati elenchi profondamente diversi. Un'altra questione che c'è da dire: noi al momento abbiamo, io al momento ho tenuto in questo discorso una prospettiva molto alta, no? Molto verticistica, un principe che stipula dei legami coi signori. Non è solo questo uno studio sull'aderenza, nel senso che studiare l'aderenza permette anche di fare un lavoro di direzione opposta, cioè partire dal basso e osservare i movimenti opposti, quindi le aspettative dei signori, le aspettative dei vari domini loci, dei signori locali. Quindi perché stipulavano un'aderenza? Cosa si aspettavano? Perché potevano essere spinti a infrangerla e passare sotto altre bandiere, no? Nel campo avversario? Perché magari poi tornavano nel primo campo, che immagine avevano dell'aderenza questi signori? Per alcuni indizi ce lo fanno capire. Quando un'aderenza veniva confermata, il principe metteva una lettera patente, no? Un documento pubblico. Solitamente invece i signori gli si chiedeva di ratificare con un semplice documento notarile. Quindi le parti, soprattutto la potenza grossa, cercava di tenere ben evidente la simmetria di poteri. È certo che però, per i signori locali, l'aderenza era chiaramente uno dei molti strumenti con cui avvicinarsi alla corte, insieme, ad esempio, far parte dei ranghi dell'ufficialità itinerante, oppure svolgere attività diplomatica al servizio del signore. E l'aderenza poteva conoscere sfumature quanto mai variegate, di nuovo sempre per rispondere alle esigenze, no, di questi signori. Faccio solo due esempi, secondo me, molto interessanti, che sono usciti lavorando sulla documentazione viscontea. Verso gli anni 90 del 300 troviamo tra gli aderenti di Gian Galeazzo, ad esempio, i Borromeo, da poco arrivati in spazi lombardi, da San Miniato, già impegnati nell'altissima finanza del Principato. Non siamo, come dire, non è educato ancora per poco. Li troviamo presentati come aderenti. Questo ovviamente perché il principe aveva tutto l'interesse, soprattutto nei suoi rapporti con Firenze, che anche questa famiglia venisse abbracciata nel trattato di pace, perché da questa famiglia arrivavano importantissimi finanziamenti erogati nelle casse ducali, che erano sottoposte a uno stress fortissimo
in un periodo di guerre continue. Questo è un esempio, quindi un'aderenza usata non per coordinare e per integrare nel trattato di pace dei signori che fornivano castelli, che fornivano viveri, che fornivano truppe, quanto piuttosto appunto signori che fornivano liquidità importantissime per il Principato. Questo è un esempio. Un altro esempio deriva dall'esperienza di Milano Malabarba, che era questo personaggio vicinissimo agli ambienti del principe, addentro alle stanze dei bottoni, potremmo dire oggi. Milano faceva evidentemente attività come spia al servizio del duca. Anche Milano Malabarba rientra, ecco, tra gli aderenti Visconti, e si chiede addirittura che le pitture infamanti che lo raffiguravano venissero a Firenze, venissero cancellate, venissero eliminate, proprio per reintegrare questo personaggio, di nuovo per un ragionamento molto, probabilmente molto simile a quello che ho detto prima. Quindi ecco, la parabola dell'aderenza viscontea è un po' questa, ed è una parabola che ci porta, e secondo me è un altro degli elementi più affascinanti, come dire, fa attraversare mondi differenti, perché si parte in un mondo alla metà del 300, con questi stati, con queste realtà che si stanno dibattendo per cercare di strutturarsi, alcuni appunto riuscendo, come il Principato Visconteo, che poi appunto transita, evolve, muta diventando sforzesco, e le altre realtà, no? Per arrivare poi ai Big Five, appunto, della Pace di Lodi: Milano, Venezia, Firenze, lo Stato della Chiesa e la monarchia aragonese nel meridione, con poi tutti gli altri personaggi, il Ducato Sabaudo, il Marchesato Monferrino, gli Stati Estensi, il Principato Gonzalesco e così via. E appunto permette di leggere tante esperienze differenti, andando insomma a interagire con questioni che sono ormai da parecchio tempo abbastanza discusse anche nel discorso più attuale, no? Il concetto di sfera di influenza, il concetto di poteri che diventano asimmetrici, il concetto di ingerenza di una potenza nell'altra. Certo, noi forse l'idea di processi di costruzione statale sono cose che ci hanno, insomma, che sentiamo lontane. Però, come dire, riflettere sulla molteplicità di corpi e la molteplicità di interessi che animano un certo territorio, un certo contenitore, è un modo anche per non banalizzare la realtà che si vive, cioè meno si vede uniforme un qualcosa, meglio è, credo. E l'aderenza, insomma, uno studio sull'aderenza che vale per Milano, come vale anche per altre realtà, gli studi sull'aderenza ne sono stati fatti di molto importanti, Giorgio Pittolini, Letizia Arcangeli, Andrea Gamberini, Francesco Somaini. C'è una tradizione molto lunga e molto importante di studi dietro l'aderenza. Rimangono ancora però molte aree scure, chiuso ne fa Firenze, chiuso ne fa Venezia, chiuso ne fanno gli altri potentati italiani. E rispondere a queste domande, secondo me, non significa soddisfare solamente interessi di natura schiettamente storico, interessi di natura schiettamente locale. Secondo me significa arricchire ulteriormente quel mosaico che è già molto complesso, peraltro, grazie a studi veramente fini. Isabella Lazzarini, anche un altro nome che mi viene in mente, così su due piedi. Ecco, arricchire quel mosaico di queste pratiche di costruzione statale che hanno poi pesato sulle successive vicende. Se l'Italia della storia moderna, se l'Italia cinquecentesca ha avuto un certo andamento, se l'Italia poi della parte più matura della storia moderna ha vissuto certe vicissitudini, deriva anche da questo tipo di dinamiche. Se la diplomazia di età moderna ha assunto certe forme, deriva anche da un certo tipo di dinamica, ovvio non solo dall'aderenza, non solo dall'aderenza viscontea. Però ecco, è una finestra che veramente getta molte luci di colori molto differenti, secondo me, su questioni che almeno per personalmente trovo veramente ancora molto attuali. È un argomento molto interessante, a tratti dà un po' l'idea del guazzabuglio. A tratti, no, guardi, ho usato la parola veramente più giusta, a tratti dall'idea del guazzabuglio, perché c'erano dei momenti in cui si faceva veramente un po' fatica a dirimere questi fili, un po' complice la documentazione.
perché appunto accennavo Certo. prima la situazione documentaria a Milano, purtroppo soprattutto in generale per la prima metà del 400 la documentazione ce n'è molta, a dire il vero. Purtroppo non ha quell'aspetto completo che ognuno, cioè che chi fa una ricerca di questo tipo vorrebbe avesse, perché muore Filippo Maria e l'archivio subisce l'ennesimo incendio, distruzione, tracollo, dispersione e così via. Quindi collazionare la documentazione concussata è principalmente milanese, principalmente dall'archivio di Stato, ma è stata osservata anche documentazione a Torino, a Reggio Emilia, insomma a Mantova, insomma in quei poli periferici che possono dare delle risposte. Poi appunto noi abbiamo gli elenchi degli aderenti nei trattati di pace, abbiamo i trattati di aderenza, abbiamo le ratifiche, abbiamo le lettere con cui venivano creati i procuratori del principe per andare a stipulare le aderenze, e poi abbiamo il mare magnum dei carteggi, alcuni in forma anche molto, molto frammentaria, no? E quindi, insomma, possiamo anche da questi documenti capire tanto dell'aspetto, dal basso verso l'alto dell'aderenza, ancora dell'aderenza orizzontale, no? Dei rapporti tra gli aderenti e così via. Quindi sì, però, non volevo interromperla, però certo è proprio l'idea del guazzabuglio che a volte esce da questo mondo. Un po' tormentato, verrebbe da dire, sotto certi aspetti. Beh, sì, a me viene solo da ripetere il titolo del libro in modo tale che la gente lo possa acquistare perché è davvero interessante. Le spire della vipera, le aderenze Visconti fra 3 e 400, appena pubblicato da Franco Angeli Edizioni e ovviamente scritto da Francesco Bozzi, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite che ce ne ha parlato. Io la Sono ringrazio io che ringrazio di nuovo lei. e prima o poi, magari, visto che siamo entrambi a Milano, troveremo un modo di combinare qualcosa insieme. Ma Va bene? molto Va volentieri, molto bene. volentieri.